Falsi volontari di un'associazione campana sono stati bloccati dai carabinieri mentre si facevano consegnare denaro dai cittadini. Tre napoletani denunciati. Verso il voto Lanci Molise dopodomani per rinnovare la presidenza del congresso ed eleggere i componenti del consiglio dell'associazione. Emergenza educativa nelle nuove generazioni. Scuole, genitori e istituzioni devono creare una rete per fronteggiare le devianze che possono colpire i giovani. Isernia si prepara ad ospitare un corteo storico che ricorda l'ingresso nella città di Papa Celestino V. Ai dettagli preparativi della manifestazione. Un saluto dalla redazione di TLT. È tornata la normalità sulla linea ferrata che attraversa il litorale adriatico del Molise. Oggi si sono registrati notevoli ritardi nei convogli in arrivo alla stazione ferroviaria di Termoli per guasti alla linea elettrica, un disagio che ha complicato i piani di molti viaggiatori diretti verso le località del nord Italia e in direzione della Puglia. Le associazioni Fiadel e Caponnetto e il Partito Comunista dei Lavoratori hanno depositato alla Procura della Repubblica di Isernia la denuncia penale per l'installazione dei parcheggi a pagamento con richiesta di sequestro dei parchimetri. La denuncia si basa sulla illecita imposizione della tariffa oraria di 80 centesimi in assenza dell'ordinanza sindacale, l'abuso di potere per imposizione del pagamento ai disabili, conflitti di interessi e sospette anomalie nel prelievo degli incassi e, tra le altre cose, l'illegittimità degli atti di affidamento alla società concessionaria di Spoleto. Sarà adesso la Procura a verificare la fondatezza delle accuse mosse contro l'amministrazione del sindaco Giacomo D'Apollonio. Restiamo alla cronaca, sono stati smascherati dai carabinieri falsi volontari che senza alcuna autorizzazione si facevano consegnare denaro per conto di un'associazione umanitaria della Campania. Si presentavano nelle case e nelle strade dei paesi del Basso Molise come volontari di un'associazione umanitaria e chiedevano denaro per aiutare bambini malati e ricoverati negli ospedali di tutta Italia, per poi appropriarsi indebitamente dei fondi raccolti. Sono stati smascherati a Bonefro dai carabinieri due uomini e una donna, tutti e tre di Napoli, con l'accusa di truffa aggravata e continuata. I falsi volontari partivano dal capoluogo partenopeo alla volta della riviera molisana per raccogliere contributi con il logo dell'associazione, tesserini di riconoscimento e false autorizzazioni. Gli accertamenti effettuati dai militari dell'arma hanno permesso di verificare che le tre persone non erano volontari dell'associazione e che la stessa non aveva autorizzato nessuno a raccogliere fondi per suo conto. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare anche 400 euro raccolti fino a quel momento dal terzetto nel paese. Banche e uffici postali invitano i clienti a fare attenzione alle truffe su internet, sempre in aumento. Lo stratagemma utilizzato dai malfattori è quello di risultare istituto di credito in modo fraudolento e richiedere i dati identificativi alle persone. L'Associazione dei consumatori invita i cittadini a non rispondere a queste mail, in quanto nessuna banca invia comunicati o richieste attraverso cellulari o computer. Torna il periodo di raccolta per le olive, gli agricoltori pronti a sostenere una filiera bio di olio extravergine per la valorizzazione della produzione locale. Vediamo. Con l'arrivo della stagione autunnale si apre ufficialmente il periodo della raccolta delle olive in tutta Italia, con una produzione di extravergine stimata nel 2019 in aumento dell'80% dopo il crollo storico registrato lo scorso anno. Intanto in regione proseguono gli incontri sul tema e sul rilancio della produzione. In questi giorni nella sala della Camera di Commercio ad Isernia produttori e frantoiani si sono ritrovati per affrontare il tema della valorizzazione del prodotto olivicolo.
veicolo che necessita sicuramente di una forte spinta verso l'innovazione tecnologica sia in campo che nelle fasi di molitura. Un incontro che ha visto anche la partecipazione del direttore regionale Coldiretti, Aniello Ascolese e dell'agronomo Mario Stasi, che ha puntualmente relazionato sull'argomento. Ricordiamo che per far crescere ed affermare tali prodotti di eccellenza occorre che si valorizzino le differenze fra gli oli extravergine e quelli a caratteri sensoriali, valorizzando la storia del territorio dove l'olio viene prodotto. Ciò consentirà di creare una vera cultura dell'olio, la cui diffusione deve essere promossa coinvolgendo anche gli studenti e le nuove generazioni. Un obiettivo questo che può essere efficacemente raggiunto con il supporto di campagne amiche anche in Molise, attraverso i mercati all'aperto o al coperto e le varie manifestazioni per promuovere il chilometro zero. Passiamo alla politica. Attuare in Molise il piano di rientro dei disavanzi sanitari, scongiurare nuovi tagli di reparti ospedalieri e garantire il mantenimento dei servizi esistenti è quanto richiesto dalla parlamentare del centrodestra Anna Elsa Tartaglione in una interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza. La salute, conclude l'esponente di Forza Italia, si difende soprattutto tutelando la qualità e non solo i freddi numeri e i diritti delle donne molisane sono uguali a quelle delle donne del resto d'Italia. Presto il comune di Petrella Tifernina sarà dotato di una stazione di rilevamento della qualità dell'aria, una strumentazione necessaria per garantire la salute delle persone dalla presenza di sostanze inquinanti nell'aria. La stazione, a servizio dei paesi limitrofi, rileverà sostanze come il biossido di zolfo, biossido di azoto, biossido di ozono, benzene, monossido di carbonio, piombo e idrocarburi. L'ANCI Molise ha ottenuto importanti risorse finanziarie dallo Stato per sostenere le amministrazioni dei piccoli paesi. Venerdì, dopodomani, i sindaci delle province di Campobasso e Isernia sono chiamati a rinnovare le cariche dell'associazione regionale. Vediamo questo contributo. Il 27 di questo mese i 136 sindaci dei comuni molisani dovranno eleggere il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni per la regione Molise. Pompilio Sciulli è un presidente uscente, ha deciso di raddoppiare. Su che base pensa di dover riavere il consenso dei sindaci? La base e i risultati ottenuti in questo mandato di ANCI, un ANCI Molise che è stata presente in tutte le situazioni ed è stata a servizio dei sindaci molisani per tutte le esigenze. Sono state diverse i risultati ottenuti a Roma. Per quanto riguarda il Molise, uno fra tutti, la legge sui piccoli comuni, che è un obiettivo proprio dell'ANCI Molise, i cui comuni rappresentano l'ossatura, i cui piccoli comuni rappresentano l'ossatura della regione stessa. E avere una legge nazionale adesso che vede l'ANCI Molise come prima firmataria, una legge che appunto riconosce i piccoli comuni in quanto tali, è un grandissimo risultato. E l'attenzione che l'ANCI Molise ha dedicato ai comuni ed il risultato conseguente ottenuto a Roma. Nello specifico quali sono i provvedimenti per questi comuni? Tutta una serie di agevolazioni, basti pensare che sono due anni che strutturalmente i comuni, strutturalmente vuol dire quindi ogni anno, ricevono contributi statali, l'anno scorso 40.000 euro e quest'anno 50.000 euro, ma la cosa è appunto che sono fondi ormai messi in bilancio dalla finanziaria e quindi i comuni ogni anno potranno puntare su questi soldi, che non è da poco, chi è sindaco lo sa benissimo che cosa, è un'ancora di salvezza perché permette di fare tantissimi piccoli lavori e di mettere a posto tantissime situazioni. Se verrà riconfermato in questa carica, di nuovo cosa proporrà? Portare avanti tutti questi percorsi iniziati e raddoppiarli, proprio sulla legge sui piccoli comuni, fare in modo che la legge finanziaria sia dotata di più soldi affinché i contributi aumentano ai comuni, ma soprattutto continuare a rispettare quelle che sono le richieste e le esigenze dei comuni molisani e cercare di risolvere i loro problemi in tutti i modi a Roma. Senta, cosa pensa della trovata del consigliere regionale Tedeschi per quanto riguarda queste somme da erogare per chi va in questi piccoli comuni? Sicuramente una fonte di respiro perché permette appunto a nuove attività di arrivare in questi piccoli comuni con un'agevolazione, appunto di farsi conoscere, di creare le basi per poi magari continuare una volta strutturatisi nel territorio.
Questo pomeriggio e domani lungo Corso Vittorio Emanuele a Campobasso è stata programmata la prima edizione del Festival di Scienze Politiche sul tema delle cittadinanze, due giornate organizzate dall'Ateneo Molisano con una serie di tavole rotonde e approfondimenti. Oggi ospite d'eccezione Gianfranco Viesti, docente di economia applicata all'Università di Bari. Il Molise ha un territorio debole e altamente franoso. Due corsi di laurea universitari sono di aiuto agli studenti per meglio comprendere e intervenire nei casi di calamità. A questo appuntamento anche l'Università del Molise con il professor Pardini. L'occasione è interessante perché l'Università dispone, l'Università degli Studi del Molise dispone di due corsi di laurea piuttosto importanti e molto vicini a questo tema, il corso di laurea in ingegneria civile e il corso di laurea in scienze biologiche. Poi abbiamo anche i corsi di laurea come scienze politiche e giurisprudenza, che sono molto funzionali e utili appunto nella gestione amministrativa e burocratica purtroppo delle emergenze che possono accadere nel nostro territorio e nel paese. La ricorrenza di oggi è importante perché un centro così piccolo ha tanti volontari. Sì, ecco, questo è un dato piuttosto significativo e che tra l'altro mi riporta un po' con la mente alla mia terra di origine, Lucca. Lucca è considerata la capitale del volontariato in Italia e questo stesso aspetto, il volontariato, lo rivediamo qui in queste terre, in questo Molise. Credo che si possa fare anche di più di quanto è stato fatto finora, è già molto, ma credo che bisogna guardare sempre l'obiettivo più alto che ci abbiamo davanti. Forse molte emergenze, se la politica avesse gli occhi più aperti, potrebbero essere evitate. Beh, sì, credo che questo purtroppo sia un po' sotto gli occhi di tutti, ma credo che la politica ora come ora, lo dico io che vengo da scienze politiche, per cui per noi, per i nostri studenti, questo è un po' il pane quotidiano, ma forse era meglio la politica di qualche anno fa rispetto a quella attuale. Il consigliere di minoranza al comune di Campobasso, Alberto Tramontano, ha presentato una richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sull'edilizia scolastica cittadina. I risultati dello studio sulla vulnerabilità sismica e sulla staticità degli edifici scolastici realizzato dall'università richiederebbero interventi immediati su almeno 5 edifici del capoluogo. Il quadro più critico attualmente coinvolge le sedi della primaria e media Dovidio e le strutture di via Iezza, via Tiberio, via Verga e via Berlinguer. A proposito di scuola, centinaia gli studenti del liceo classico e artistico del capoluogo che oggi si sono ritrovati al vecchio stadio Romagnoli. Condividere l'esigenza di affrontare l'emergenza educativa in questo nuovo anno scolastico. Preside Genovese, questa bellissima iniziativa, 700 ragazzi, tra l'altro anche una giornata splendida, vi aiuta anche il tempo. Beh, certamente con la tecnologia avevamo previsto che questa giornata sarebbe stata una giornata di sole, quindi abbiamo preferito allungare un po' qualche giorno pur di avere la certezza di questa situazione atmosferica. E per il messaggio che vogliamo lanciare, che non è un messaggio retorico, perché mi lasci dire che spesso le scuole costruiscono anche un po' di retorica, invece noi abbiamo questo orgoglio di voler essere un'altra cosa. E l'augurio che vogliamo dare a tutti gli studenti molisani deve partire innanzitutto dalla consapevolezza che anche le scuole forse potranno fare di più rispetto a questo gravissimo problema dell'emergenza educativa che vivono i giovani. Le scuole in alleanza con la famiglia, perché se queste due grandi comunità educative non si alleano, il futuro per questi nostri ragazzi sarà veramente pieno di nubi e molto nebuloso. Oggi più che mai mens sana in corpore sano, quindi deve esserci un connubio tra attività motoria e anche attività mentale. Sì, abbiamo voluto affidare allo sport questo messaggio, però diciamo anche che proprio perché non vogliamo fare retorica, un certo sport, perché c'è anche un segmento abbastanza robusto dello sport
che non è un, no, esattamente non lancia messaggi educativi. Se si pensi ancora ai contesti razziali che si vivono negli stadi, questo dimostra in maniera eloquente che c'è una fetta di sport che ancora non è pura. Noi invece, attraverso questo sport puro, con l'entusiasmo di questi ragazzi, vogliamo, ecco, lanciare un grido di dolore che le scuole dovranno fare di più se abbiamo a cuore le sorti future di questi nostri ragazzi. Lei è l'esempio vivente dell'importanza dello sport nella sua vita, ha iniziato proprio con lo sport per raggiungere questo importante traguardo che è quello di essere preside. Sì, forse lo sport mi ha insegnato tante cose, a gareggiare, a saper perdere e a saper vincere. Anche questo non sembri uno slogan vacuo, perché oggi la società che viviamo spesso ci mette di fronte a persone che vogliono solo vincere, che vogliono trovare solo discese, mai salite, eccetera, eccetera. E su questo noi fondiamo il nostro modo di impostare la scuola. Si svolgerà domani sera al Coriolis di Ripari Mossani la serata Campobasso e Lions insieme per Admo Molise, un momento di riflessione sul tema della donazione, in particolare quella del midollo osseo. Il Lions Club del capoluogo negli ultimi anni si è distinto per le attività nel campo della prevenzione tumorale tra i giovani, lotta al diabete, promozione della cultura della pace, lotta alla violenza sulle donne e contro l'abuso sui minori. Cambiamo argomento, ci spostiamo ad Isernia. La rievocazione storica dell'ingresso di Papa Celestino V nella città ci sarà martedì 15 ottobre. Ai dettagli e l'organizzazione del corteo. Emilia Vidullo, la città di Isernia si prepara a rivivere e ricordare un pochino il suo santone, San Pietro Celestino. Lei è un po' l'autrice di che cosa? È di un progetto che poi per la verità ha visto subito intanto coinvolto il Rotary Club già da un paio d'anni, poi adesso ha voluto fortemente il Comune e la Pro Loco riprenderlo insieme con la Curia di Isernia, con la Diocesi di Isernia e Venafro, e quindi stiamo mettendo in piedi questo che è l'inizio di un progetto. C'è sicuramente il 15 ottobre, diciamo che l'evento clou è questa rievocazione, questo corteo storico che rievocherà la venuta a Isernia di Celestino, eletto Papa all'Aquila, successivamente partito per Napoli, che volle questa deviazione per Isernia 2 giorni, nella quale occasione regalò anche le 2 croci d'argento dorato che la cattedrale custodisce nel tesoro e che esporremo il sabato in occasione di un evento che è in programma, un convegno che precederà il corteo. Insomma, ormai la cosa ha preso corpo. Grazie al sostegno del Comune ovviamente, ma insomma è una bella cosa, stiamo facendo in modo di avere una partecipazione autentica, io non volevo una rappresentazione fatta da attori, e sarà sempre questo un po' il filo conduttore, quello che Isernia fa qualcosa per se stessa e per celebrare questa grande figura, quindi sarà bello ritrovarsi tutti quanti coesi intorno a un progetto comune. Quante persone sono coinvolte? È difficile dirlo al momento perché stiamo facendo la guerra con il tempo. La grande sfida di quest'anno è quella di produrre i costumi che stiamo producendo con il Museo dei Costumi del Molise, quindi li faremo proprio anziché noleggiarli, quindi il più possibile ci stiamo impegnando perché sarà una dotazione che ci consentirà gli altri anni di proseguire. Devo dire, grazie all'aiuto di Teresa Caraffa, che è la costumista, stiamo facendo un lavoro veramente bello, sono molto soddisfatta di questo, e quindi vediamo, io penso che non saremo poi così pochi, però almeno per questo primo anno. Ma San Pietro l'avete trovato, immagino sarà un isernino. C'è ancora una riserva su questo, perché sì, io l'ho individuato, adesso vediamo, non è ancora nulla di ufficiale, aspetto questa conferma, perché c'è un quadro molto bello del 1300 che raffigura Celestino, che non è tanto verosimile forse a come era lui, ma è proprio l'immagine della sua spiritualità, della sua autorevolezza spirituale, di questo fascino davvero che emanava da lui. Collane, bracciali, portachiavi e orecchini realizzati in forma artigianale dai detenuti del penitenziario di Isernia saranno esposti domani e venerdì in Piazza Tedeschi del capoluogo dell'Alto Molise in occasione della Fiera dei Santi Cosma e Damiano.
creazioni originali di circa 200 pezzi di monini realizzati dai reclusi che hanno frequentato il laboratorio artigianale. Ritorna a Faenza, in Romagna, il premio dei premi, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi nazionali di canzone d'autore intitolati ad artisti scomparsi. L'edizione 2019 si terrà dal 4 al 6 ottobre al Teatro Masini. Nella giuria del premio fa parte anche il critico musicale molisano Enzo Cimino. Ed adesso, come ogni giorno, spazio alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Dalla sera spazi di cielo stellato in aumento sulla regione. Le temperature odierne sono comprese tra i 17 gradi di Campobasso e la massima di 25 ad Isernia. Ventilazione sud-occidentale, calmo il medio adriatico. Domani mattina ampi spazi soleggiati sulle due province. Valori atmosferici in lieve calo, venti in direzione variabile. Domenica 29 torna sulle strade del capoluogo dell'Alto Molise l'edizione 2019 della Corrisernia. La gara podistica sarà presentata venerdì in municipio. Sarà presentata dopodomani a Palazzo San Francesco di Isernia la 16ª edizione della Corrisernia. L'appuntamento podistico si pone come obiettivo quello di coniugare la parte sportiva con un messaggio di solidarietà e integrazione. La novità più significativa di quest'anno riguarda la competizione delle scuole. La società NAI ha aperto la gara a tutti gli istituti dell'Alto Molise, riservando a loro un montepremi che va a sommarsi a quello per le altre scolaresche cittadine. L'altro importante elemento di novità riguarda la raccolta di oltre 300 iscrizioni e la consegna del kit di partecipazione che è avvenuta domenica scorsa al Museo del Paleolitico in occasione delle giornate europee del patrimonio. Sabato 28, giorno prima della Corrisernia, gli iscritti potranno tornare a visitare l'esposizione permanente al museo che, per la prima volta, può mostrare al pubblico le monete coniate dalla città di Esernia nel III secolo avanti Cristo, un progetto di qualità che lega indissolubilmente la disciplina sportiva del podismo alla storia antica del capoluogo di provincia. Passiamo adesso al calcio di Serie D. Dopo 4 giornate il neopromosso Vasto Girardi è ancora imbattuto in campionato. La squadra del tecnico Francesco Farina ha imposto il pari nell'ultimo turno al forte Pineto. Mister, prova importante, prova di carattere da parte dei suoi che non hanno mai mollato, pur subendo per larghi tratti il palleggio, la corsa del Pineto. Soddisfatto di questo 0-0? Ci sono state due partite in una. Il primo tempo eravamo un po' contratti, non riuscivamo a palleggiare. Secondo tempo, cambiando il sistema di gioco, siamo passati dal 4-3-1-2, li abbiamo messi in grossa difficoltà, perché noi nel secondo tempo abbiamo avuto 5 occasioni da gol, abbiamo preso 2 pali interni. Contro una squadra del genere è un po' complicato, quindi diciamo che sono soddisfatto della prova dei ragazzi, però troppi pali, una squadra come la nostra stiamo prendendo una marea di pali, questo è il quarto palo che prendiamo decisivo, quindi secondo tempo con la partita le squadre si erano allungate, se vai al 42esimo punizione di Ruggero, se quel palo quasi interno va dentro la partita è finita. Ritiene che Albino Fazio abbia avuto un po' di problemi in cabina di regia ed è stato poi sostituito perché non c'erano gli spazi? No, lui è stato sostituito perché non ce la faceva più.
era un po' in difficoltà atletica, però Albino dà sempre il suo apporto, è un giocatore che sa palleggiare quando abbiamo la palla, poi soffriamo un po' quando la palla non ce l'abbiamo noi perché è un giocatore di qualità, fa un po' di fatica a difendere, però ce la sta mettendo tutto e sono soddisfatto del suo apporto. Chirimateng forse un po' impalpabile nel primo tempo? No, Chirimateng è stato un po' troppo punto di riferimento per loro, io cercavo un attaccante, infatti avevo provato pure con Varsi i primi 10 minuti che non gli desse punto di riferimento, quindi ma l'atteggiamento deve migliorare, che ne mantenga, deve capire che noi siamo una squadra che dobbiamo soffrire e dobbiamo soffrire tutti quanti, però sono soddisfatto anche della sua prestazione. Di cosa aveva più timore, più paura da parte del Pineto? Io le dico una cosa, 4 giocatori del Pineto rappresentano tutto il nostro budget, avevo paura di quello. Questa è una squadra che ha un budget 3 volte superiore al nostro, quindi c'ha tante scelte, ancora fortunatamente Alessandro è infortunato e quindi Amadio oggi a mezzo servizio, ma secondo me sulla carta come è organico il Pineto è indubbiamente la squadra più forte del campionato. E siamo in chiusura, parliamo di calcio a 5, la Chaminade Campobasso inaugura la campagna abbonamenti per la stagione di Serie B. 3 le tipologie di abbonamento per l'ingresso alle gare casalinghe, al Pala Selvapiana, intero l'abbonamento, 20 euro ridotto over 65 donne, 15 euro, sostenitore 100 euro. Con questa notizia di calcio a 5 è tutto, grazie per essere rimasti con noi.